e benvenuti in un nuovo video. Allora, io ero entrata nel bosco direttamente per poter dire faccio un video, ma le cicale non mi mollano neanche qui. Quindi, altra location estiva, ve la dovete tenere buona. Il microfono è sempre questo, dovrebbe essere attivo, perfetto, è tutto attivo, luce c'è, altra luce c'è, dovrebbe andare bene tutto il resto, però ci sono le cicale. Facciamoci andare bene. Allora, oggi vi mostro, e lo scopriamo assieme, questa box di ASOS, che è la Look Good Feel Better. È una box in edizione limitata, che comunque sia è ancora disponibile. Intanto, lo sapete, le box di ASOS vanno messe nella lista desideri, poi dopo ed ogni tanto sono disponibili e si prendono. Allora, questa me l'hanno inviata, aspetta, si vede, è una box in edizione limitata perché è fondazione benefica contro il cancro, quindi è anche una buona cosa. Direi di scoprire assieme, anche perché io non ho ancora aperta, quindi direi di guardarla. Vi dico il prezzo, che non mi ricordo se è 24,99 o 25,99, perché non me lo ricordo bene. Comunque sia, mi sembra un prezzo valido. La apriamo. Ok. Ok, dentro è così. Abbiamo Face and Body Boschi. Vedo che ci sono dei marchi interessanti. Ok. E guardandola così vi dico, guarda, scopriamola assieme. Allora, primo prodotto che vi mostro è questo, Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm da 20 grammi, è questo qui, quindi è un balsamo detergente struccante. Ok. Ed non sto, un momento solo, ok, perché non sapevo cosa stava facendo la telecamera, è partito lo screensaver, non sto a toccarle perché sono venuta fino qui in macchina, quindi immaginatevi come sono i prodotti. Però è questo, magari facciamo gli swatch se c'è qualche swatch, però io i balsami struccanti mi piacciono davvero molto, proverò anche questo e vi dico. Dopodiché, aspettate che li metto qui, intanto abbiamo Oschia London Renaissance Mask Brightening e Resurfacing Mask, maschera lisciante con booster. Eccola qui, la confezione è sempre 15 ml, che però mi sembra un buon quantità, e la maschera è questa. Vai, proviamola. Buono il profumo, è molto morbida, non so neanche le texture a questo punto se sono giuste. È vero, sono venuta con la borsa frigo, però non è proprio dietro casa. Allora, andiamo avanti. Dottor Pau Pau o Popo Multipurpose Succulent Balm with Natural Popo, ok, per labbra, guance e pelle. Questo è un 10 ml, eccolo qui. Questo lo svuotiamo, perché tanto, sì, anche perché è duro. È un bel rosa, anche perché sono venuta munita di salviettine struccanti come al mio solito, di questo non mi posso sbagliare. È un bel rosa, però ok, andiamo avanti. Io vi dico che io qua vedo una chicca, che forse l'avete intravista, ma la lasciamo per ultimo. Ah, non vi ho detto, scusate, i miei capelli raccolti, è già tanto che faccio video. Allora, Real Technique Sponge, questa l'avevo già provata, mi piace molto. È una delle prime, aspettate che, ecco, è una delle prime spugne angolate in questo modo, e mi piace perché io con questo lato applico la cipria ed mi trovo davvero molto bene, soprattutto perché io tendo a fare il baking con la cipria in polvere libera, quindi ottima. L'avevo già sentita forse anni fa, ma mi fa piacere ritrovarla, anche perché uno è un full size, due è davvero molto valida. Poi sempre con le mini size, Owai Hair Oil, olio per capelli, ok,
L'olio per capelli in estate ci sta, 5 ml, e oltretutto il suo flaccone dosatore. Aspettate un secondo. Ok, il fatto è, mi risiedo, ok? Io ho fatto l'aggiornamento del software della fotocamera ed è... so che registra, ma non so come. Intanto compaiono messaggi, va bene. Magari devo testarla prima, ma ci piace così. Ottimo prodotto, soprattutto in estate, quando non sto a truccare ed ad asciugare i capelli con phon, spazzole e quant'altro, quindi li metto un po' in posa con l'olio. Poi, questo è... ce l'ho, ma mi fa piacere riavercelo. Charlotte Tilbury Fallen Front Lipstick 3 è sempre un mini size, ma è comodissimo da borsetta, magari non in estate, però è comodissimo. Eccolo qui, è perfetto, è comodissimo e soprattutto è molto bello, è davvero molto bello, è un colore che io adoro. E oltretutto devo dire che questo è rimasto bello duro nonostante il caldo, quindi anche per questo ottimo prodotto. Andiamo avanti. Mars Power Matte Lip Pigmento rossetto labbra opaco. Ok, il colore è Star Woman. È piccino, perché è un 2 ml, ma anche questo travel size ci sta. Ah, a proposito, non c'entra niente, al momento sto indossando e provando questo, che è rosso, ed è uno dei nuovi di We Makeup in collaborazione con Cami Hawk, e pasta al forno. Mi piace che ha una bella texture. Ma adesso torniamo al nostro The Nars, perché ho visto che anche questo è bello rosso. Allora, questo è molto liquido ed è un rosso, è molto liquido probabilmente perché sappiamo il perché, è un rosso freddo. Molto scuro. Adesso aspettiamo che asciuga un pochino e poi dopo vediamo come si comporta. Andiamo avanti sempre con quasi tutto make-up, c'è un po' di... vabbè, lo guardiamo alla fine. Allora, Alpha H Daily Essential Moisturizing SPF 50+, quindi crema idratante da 30 ml con protezione 50+, e direi che in estate alla faccia, perché no? Non la apro questa, non la apro, perché probabilmente la regalo a una di voi, perché è una crema che non è adatta al mio tipo di pelle. È super crema idratante, SPF 50, sicuramente un ottimo marchio. Sapete che ogni tanto faccio delle, così, tra le più attive, normalmente faccio dei regalini e probabilmente questa ve la troverete voi. Poi, questo lo conosco e mi piace, è sempre in mini size, però è un formato vendita di Benefit Bad Girl Bang, è mascara. Molto valido, anche perché ultimamente sto avendo molti problemi con i mascara e non me ne piacciono tanti. Questo mi piace, è un 3 grammi, fatto così. Anche questo da viaggio, ad esempio, per l'estate ci sta. Ed è fatto così. Anche questo con il rossetto mini size, la tinta mini size, tutto bello mini size, anche da viaggio, ci piace. Ora veniamo ai due full size, perché credo siano due, non lo so se anche questo è un full size, sinceramente, perché un 30 ml è una crema, vabbè, oltre allo spugnetta, ma andiamo a finire. Hangover di Too Faced Protective e Nourishing Replenish Face Primer senza silicone con acqua di cocco e... face primer rimpolpante. Questo è un full size proprio da 40 ml. Andiamo a vederlo. Questo lo apro, che si apre. Ah, proprio a pompetta, bello. Ok, mettiamone un po' di più. Ed è questo. È bello. Non è corposo, è bello liquido, vedete?
ed ha un buon profumo. Questo è da provare, sicuramente da provare. Allora, adesso ci puliamo e ci puliamo anche la mano. In tutto questo fa un po' fatica la tinta di Nars a venire via, quindi davvero long lasting e ci piace. Ok, e ci siamo pulite tutte. Perché scusate, perché guardo Huda Beauty la palette, e con questo abbiamo finito. Appoggio qui, questa è la Ruby Obsession, bella bella con lo specchio, e poi ha questi colori qua. Uno, due che è un metallizzato, tre metallizzato, e poi c'è questo viola opaco. Scusate, ma io non avevo mai provato una palette di Huda. Sono rimasta incantata dal secondo e terzo, che se guardate sono un pochino polverosi, ma va benissimo, nessun problema. Mi pulisco, sapete che tutto è in diretta, e andiamo avanti con lo swatch. Questo. Bello, bella pigmentata, bella bella pigmentata, mi piace. Aspettate, andiamo nel sotto. No vabbè, questo è bellissimo, bellissimo, semplicemente bellissimi, belli belli belli. Io devo dire che questo colore qui è il mio preferito, ma anche questo viola con dei brillantini bellissimi, davvero molto belli, e quasi quasi adesso me li metto, anzi me lo aggiungo in diretta qui. Mi piace tantissimo. Allora, aspettate che mi pulisco sempre con le mie solite salviettine di Nivea, che non è un product placement, ma semplicemente mi piacciono tanto. E palette per concludere. Torniamo nel centro, visto che siamo libere. Allora, la palette è semplicemente qualcosa di meraviglioso. Semplicemente meraviglioso, non ne avevo provate altre, e adesso mi sa che con le promozioni, soprattutto perché ho la VIP card da gold da Sephora, ho dei grandi sconti, mi sa che vado a vederle, oppure ditemi voi se ci sono dei dupe, perché questa la sto amando davvero. Oltretutto finiamo con vedere gli altri prodotti che troviamo, quindi Langover, che è sempre make up in primer in full size, sempre make up in full size abbiamo la spugna di Real Technique, e full size make up basta, poi in travel size il mascara di Benefit, il rossetto di Nars, sempre travel size ma formato vendita, questo non credo che sia un formato vendita, no, esatto, campione non vendibile di Charlotte Tilbury, ma vi dura tantissimo, intendo davvero tantissimo tempo, ed è fantastico. Questo non so se è un travel size, 10 ml potrebbe anche essere, oppure un full size, dovrò controllare, ma è perfetto secondo me come blush più che come gloss per le labbra, sempre make up. E adesso veniamo ai prodotti, c'è Elemis, lo struccante travel size ma formato vendita, perché è un 20 grammi, quindi formato vendita. E poi abbiamo altri prodotti che abbiamo per il viso, sempre 30 ml potrebbe essere un full size di Alpha H, poi Oschia
Ostia, London, che è questa maschera, ed è un travel, ed è sempre molto travel ma perfetto, l'olio per capelli di Owai, credo che si chiama, Owai, non lo so. Allora, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa box, perché io sinceramente me ne sono innamorata, vale a mio avviso assolutamente il prezzo, credo che sia... intanto anche una buona cosa che sia per beneficenza, poi che dire, mi piace, qualità, rapporto qualità prezzo perfetta. Se adesso non è disponibile, mettete nella lista desideri, ogni tanto tende ad essere disponibile, a questo punto prendetela, al mio consiglio prendetela. Se non avete la spedizione Premier, perché è un abbonamento Premier, prendetela anche con la spesa di spedizione, non importa, ma prendetela, Zanzara. Ed a me assolutamente vale la pena. E niente, fatemi sapere tutto ed io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!